would you be if you had given to protection? Carissimi amici, qua in questo giorno del 12 settembre 2017 riprende dopo la pausa estiva la nostra trasmissione del martedì sera. Questa trasmissione che già penso un paio d'anni o quasi, confermami Rosario, sì, va in onda tutti i martedì sera, salvo eccezioni, ecco. Estate, parliamo d'estate, siamo alla fine dell'estate, ormai dobbiamo fare come sempre i resoconti, e parlare di quest'estate 2017 non è molto semplice. Dal mio punto di vista non è stata una grande estate, e perché puntualizzata da alcuni fatti che ci hanno impegnato molto nel seguirli tramite giornali, media e via discorrendo. Non è stata, si potrebbe dire, un'estate serena, e quasi quasi siamo fortunati che sia quasi finita, nella speranza che però i problemi che ci sono presentati durante questi mesi si continuino anche nell'autunno. Ma prima di parlare dell'estate vorrei innanzitutto salutare il mio sodale, che ormai è un'abitudine molto piacevole di avere qua in trasmissione, Ugo Lombardi. Ciao Alfredo, grazie. Saluto gli ascoltatori. Il nostro medico di Bari, che ci aiuta sia negli argomenti leggeri sia negli argomenti impegnativi con la sua esperienza, e anche il nostro regista, a cui vorrei chiedere però, dato che siamo in apertura di stagione, se ci sono delle novità all'interno del grande network, sempre più grande, di Radio Saius. Grazie Alfredo, grazie, un caro saluto, ciao Ugo, ciao Alfredo, ciao a tutti, il condominio di Radio Saius. Certo che ci sono delle novità, la novità più bella è quella del Media Center, cari amici, ormai lo stiamo sponsorizzando perché stiamo testando il server, che dobbiamo vedere il punto di saturazione anche. Questo Media Center ci servirà perché andremo a raccogliere quell'utenza, quegli ascoltatori che di solito non usano il computer ma usano il televisore, tipo gli smart TV, questi televisori di ultima generazione, oppure gli iPhone, gli iPad, i smartphone, insomma chi più ne ha più ne metta, insomma. Ecco, con questo Media Center andiamo a raggiungere questo, ma soprattutto quello che è l'IPTV, cioè la televisione su internet, che ormai tutti i televisori vengono forniti con insomma come smart TV, con questa aggeggio che si collega alla rete internet e quindi raccoglie i segnali da questa emittente IPTV, e quindi anche noi, anche il nostro segnale. Ho voluto creare questo Media Center, ma che è un Media Center abbastanza corposo, perché non solo all'interno chi si collegherà troverà tu le nostre trasmissioni, ovviamente, come le può trovare su YouTube eccetera, le ultime 5-6 puntate di ogni trasmissione, non solo troverà la web TV di Radio Saius, ma anche la TV di Modena Noi TV di Modena, televisione sportiva che fa parte del network, e tra non molto metteremo anche tutte le web radio all'interno di questo Media Center appena ce lo consentiranno. E in più, che cosa abbiamo voluto fare? Anzi, cosa ho voluto fare, l'ho voluto fortemente, ci sono riuscito, è riuscire a mettere quanto più televisioni del digitale terrestre, piccole televisioni, piccole realtà locali, non televisioni tipo Rai, Mediaset o quant'altro, ma televisioni come Tele Diogene di un'emittente calabrese,
Telebari quando ci manda il segnale, per esempio, oppure altre emittenti come Teleluna di Napoli, insomma, in modo da dare la possibilità a chi si collega con questo media center, chi accede a questo media center, di, insomma, di non staccarsi più. Può vedere Science, ma può vedere anche l'informazione di sotto casa sua. Questo ci ha permesso anche di fare due esperimenti molto importanti. Il primo è stato fatto sempre con Massimo Bonello per quanto riguarda l'informazione. Con Massimo Bonella, quando c'è stato il terremoto a Ischia, eravamo l'unica tra tutte le emittenti che c'erano, che eravamo presenti in loco con Tele Ischia, grazie a Tele Ischia, al giornalista, alla giornalista di Tele Ischia, che abbiamo fatto un resoconto in diretta di quanto addirittura veniva tirato fuori una signora da sotto le macerie. Però non c'era nessun'altra televisione, c'eravamo noi e Tele Ischia non poteva andare in onda per via del terremoto, e quindi c'era Radio Science che ha trasmesso. Poi dopo si è aggiunto, il giorno dopo sono arrivate le altre emittenti, grosse emittenti. Un'altra esperienza giornalistica l'abbiamo fatta con il problema che c'è stato a Livorno, l'intervista che abbiamo avuto in diretta persona che abitava proprio di fronte a dove sono morte quelle persone nello scantinato, nel seminterrato. Ecco, queste esperienze sono dolorose da un punto di vista, però ci fa capire che l'emittenza non è quella grossa, globale, quella vera, ma è la piccola emittenza, la piccola televisione locale, insomma, quelle di quartiere, quelle di città, di paese. E il media center servirà anche a questo. Grazie a te. È raggiungibile al sito www.sciutzmedia.it. Tutti i nostri amici, quando si presenterà la maschera, troveranno da dover inserire un nome utente, metteranno ospite, nessuna password, e accederanno tranquillamente al media center e usufruiranno dei nostri servizi che poi man mano metteremo. Questo è tutto, caro Alfredo, per il momento, e ci aggiorniamo. Direi che sono notizie estremamente interessanti che, come sempre, hai sciorinato in maniera perfetta. E quindi, diciamo, prima ero partito con un modo di fare piuttosto negativo su questa estate 2017, però queste notizie, ma non riguardo alle cose che avete seguito, perché sono state delle catastrofi, però nel modo con cui sono state seguite è estremamente interessante e utile, perché in definitiva si sta comunque andando verso una informazione minimalista, cioè piccola, delle piccole realtà che consentono comunque di essere sul territorio in maniera molto più radicata e molto più, come si potrebbe dire, spontanea, senza togliere la professionalità della cosa, comunque, però in maniera più spontanea. E ritornando alla nostra estate, caro Rosario e caro Ugo, come dicevo, non è che sia stata una grande estate, per alcuni motivi che ormai sono diventati un leitmotiv di ogni giorno. Basta aprire i notiziari, basta aprire i media e si parla di malaria, si parla di stupri che ormai sono diventati giornalieri. Sembra che si sia data una stura al vaso di Pandora e saltano fuori ogni giorno realtà estremamente orrende. E abbiamo il problema dell'immigrazione, ma quella ormai è un problema consolidato che si cerca di risolvere senza mai riuscire a risolverlo, e non solo comunque dalla parte nostra, ma anche per dare una realtà agli immigrati che vengono in Italia o anche negli altri paesi limitrofi. Altre cose che sono successe, purtroppo, come hai detto tu, il terremoto, Ischia,
gli allagamenti di Livorno, ogni tanto qualche terremotino di piccola entità, ma comunque sempre un terremoto che ha messo in ansia la gente che abitava nel suo epicentro. E se usciamo dall'Italia abbiamo la realtà allucinante delle catastrofi date da Irma, che non è Irma la dolce, ma Irma molto molto arrabbiata, che sta devastando l'America, e tante altre cose. Io non so se Ugo vuole aggiungere qualcos'altro a questo elenco abbastanza devastante. È una... passo la parola con piacere. Sì, hai detto, praticamente è un elenco di, diciamo, di catastrofi che vengono. Il telegiornale è diventato, insomma, un elenco di cose che non vanno. Purtroppo è così, stiamo prendendo contatto e consapevolezza con una realtà che diventa sempre più difficile affrontare, anche perché non siamo preparati. Noi non siamo preparati, o perlomeno non lo eravamo preparati, ad un contatto con la malaria. Avevamo debellato i nostri territori malarici, abbiamo anche nel sud, abbiamo eliminato, l'avevamo eliminata questa malattia, e sembra comunque che il cambiamento climatico ci mette anche la sua, insomma. Ci saranno sicuramente indagini che consentiranno di dire come e perché è morta la poveretta, la bambina, insomma, infettata dalla malaria. Però credo che non sia difficile pensare che, così come nei mari il clima tropicale ha consentito la presenza di pesci, quindi fauna, che non, flora e fauna che non, di solito non ci appartengono, credo che anche per quanto riguarda gli insetti, zanzare, eccetera, non dovremmo meravigliarci di vedere anche da noi, diciamo, zanzare adattate. Anche perché dobbiamo tenere presente che il plasmodio, cioè l'elemento sporigeno che viene inoculato, Alfredo, è solo veicolato da questa, dalla zanzara anofele, che è la femmina, perché tutte le altre zanzare dovrebbero digerirlo, cioè lo eliminano, mentre lei lo accumula, lo mette lì nelle sue ghiandole, pronte ad essere iniettato quando succhia il sangue. Parliamo di quelle femminucce, delle zanzare femmine. Per cui credere che ci possa essere stata una modifica in questo senso, che possa riguardare altre specie di zanzare, mi sembra un po' difficile. Più probabile invece che possano essere state trasportate queste zanzare anche all'interno di valigie o attraverso gli aerei, insomma, attraverso viaggi, insomma, perché possono sopravvivere anche più di decine di giorni, quindi possono trovare ospitalità in un clima che non è molto dissimile da quelli in cui normalmente vivono. Per cui credo che si debba puntare l'attenzione su questo tipo di problema. La valutazione della malattia, normalmente dalle nostre parti, diciamo, pensare ad una malaria, come si è detto e si è scritto, lo si fa soprattutto quando c'è stato un viaggio, insomma, ci sono state nella storia di quello. Proprio ti volevo chiedere una mia curiosità, perché se ne parla adesso, tutti accusano gli extracomunitari che vengono dall'estero, specialmente dall'Africa, di avere portato la malaria. Si fa subito così, immediatamente si deve sempre trovare un capo espiatorio, è la legge della natura. Proprio è possibile questi viaggi proprio che fanno le zanzare? Insomma, ci sono, diciamo che nella adesso, al di là dell'appartenenza o della categoria, insomma, del malato, il malato che viene da terre lontane dove la malattia è endemica,
è molto probabile che possa essere un portatore, quindi è molto probabile che, perché per esserci la malattia ci essere malato, insomma. La zanzara è un vettore, insomma, deve trasferire quello che prende dal malato in un altro individuo. Quindi ci deve essere il serbatoio del plasmodio e quindi il vettore deve poterlo attingere. Quindi è molto probabile che, oltre ai viaggi, oltre alle persone che ci vanno, oltre alle persone stagionali, non dimentichiamo che ci sono operai, gente che viene qui da noi a lavorare per 6 mesi poi ritorna nei paesi di origine. Quindi ci sono, diciamo, queste varie opportunità per questa malattia che possa aver avuto quindi dei portatori. Io non voglio discriminare nulla e nessuno, ma dobbiamo comunque ammettere, perché le statistiche, i dati sono quelli, che ci sono un aumento di alcune patologie che prima non esistevano o perlomeno avevamo debellato. Parliamo di tubercolosi, parliamo di sifilide, parliamo di HIV, parliamo di scabbia, parliamo di pericolosi, insomma, le pericolosi ce le abbiamo anche noi, va bene, ma voglio dire, malattie come quelle, alcune di quelle elencate sono, diciamo, in gran parte di importazione, per cui è un dato obiettivo, al di là della discriminazione, non c'è discriminazione nel descriverlo, è un dato obiettivo che fa parte delle nostre statistiche, per cui dobbiamo vedercela con queste nuove situazioni, anche perché Alfredo, il nostro sistema, diciamo, sanitario non è in grado di fare subito una diagnosi, cioè appena ti sbarca un poveretto lì non puoi fare tutte le analisi, le diagnosi, le valutazioni. Si fa una prima visita, diciamo, superficiale, poi magari dopo si vede, ma diciamo molte volte non è facile fare una valutazione per tutti quanti. Quindi ci sono delle malattie di importazione che sono ritornate. Io credo che ci sia, almeno io vivo un'esperienza quotidiana perché seguo alcuni di questi ragazzi, lo faccio in maniera gratuita naturalmente, e purtroppo questi ragazzi hanno molte problematiche, soprattutto con la sifilide e malattie di questo tipo. Quindi dobbiamo pensare che vanno riviste le nostre i nostri approcci alle malattie. Perché dico questo? Certamente. Perché quando abbiamo una febbre, perché tu sai, i nostri ascoltatori sicuramente sanno che ci sono, dopo un assetto iniziale dell'infezione, ci sono delle febbri che sono caratteristiche, perché vengono ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, quindi queste hanno consentito di parlare di febbri, diciamo, ricorrenti, per cui nel momento in cui abbiamo un protocollo, perché bisogna stabilire anche in questi casi un protocollo, cioè tutte le persone che vengono con febbri eccetera, bisognerebbe inserire anche lo studio di un vetrino, perché è sufficiente prendere del sangue e quindi con fare una valutazione con un vetrino, un vecchio metodo colorazione GEMS, quindi si vede la presenza di questo parassita. Così come ogni volta che c'è un rialzo febbrile, perché questi plasmodi, quando lasciano, abbandonano i globuli rossi all'interno dei quali poi si sono collocati e vanno e si mettono nel torrente del sangue, c'è un rialzo febbrile perché vengono liberati i fattori che provocano il rialzo della febbre, quindi è inutile che li elenchiamo, tanto non sono comprensibili. Però ecco, quando lasciano, abbandonano i globuli rossi, questi fattori hanno un rialzo febbrile e in quel caso bisognerebbe fare, si chiama una emocultura, cioè una cultura del sangue che proprio nel momento in cui la febbre aumenta, non quando diminuisce, quando aumenta, ti consente di colpire, di individuare l'agente eziologico patogeno che ti dà la febbre. Questo esame non sbaglia mai, un esame che dovremmo, noi l'abbiamo fatto nelle strutture di malattie infettive, per cui è un esame che ti consente comunque sempre di individuare l'agente patogeno e non sbaglia mai, quasi sempre non sbaglia mai. Naturalmente per chi è più vicino a questi argomenti, quindi anche per gli addetti a questa situazione, anche una indagine sull'emocromo ci potrebbe dare molte risposte.
Certamente sono tutte cose molto interessanti, però molto tecniche, indubbiamente. Infatti. Esatto. Ecco, una domanda, una curiosità. Una curiosità mia, perché io e le zanzare abbiamo un rapporto molto amichevole. Loro mi lasciano stare, io li lascio stare. Però ho sentito quest'estate un nuovo ceppo di zanzare, parlavano, cominciava per Z, se non erro. Sì. Beh, ci sono, allora abbiamo avuto delle zanzare, si chiamano, delle, parliamo di quelle infezioni virali con le zanzare, diciamo, i cui vettori sono la zanzara tigre, no? Sì, ed è una infezione virale che dà una febbre per una malattia che è impronunciabile, io non la so dire perché cioè, insomma, è un nome così, insomma, si lega la lingua, ci si lega. Ed è praticamente una zanzara tipica, diciamo, è il vettore, diciamo, specifico di questo tipo di infezione virale. Ma tutto questo, ripeto, al di là della tecnicità dell'evento, dovrebbe indurci ad avere un protocollo di approccio un po' più ampio, un po' diverso. Certo. Perché quando noi abbiamo evitato di individuare una malattia come questa, inevitabilmente abbiamo lasciato sfuggire un portatore che diciamo, potrebbe creare altri problemi e quindi dare origine ad una diffusione non facilmente controllabile. Ecco perché dicevo prima, quando abbiamo un approccio di questo tipo, dovrebbe essere, quindi nel protocollo io credo che non ci sia, ma dovrebbe essere previsto anche un'indagine comunque a tappeto. Avrà sicuramente, ecco, questo sicuramente ha dei costi, perché è chiaro che ogni protocollo più lo ampi più ha dei costi, però il protocollo deve prevedere anche indagini a tappeto per alcune malattie nuove che, vuoi o non vuoi, sono ormai diventate anche di nostra pertinenza. Se volessimo ampliarlo a dismisura diventerebbe una spesa enorme, però diciamo, la prevenzione costerebbe molto meno della malattia. Addirittura. Ma questo, la prevenzione, credo, dimmi se è vero, costa sempre meno della malattia. Facciamo in linea di massima è sempre così. Sì, facciamo un esempio anche per i nostri ascoltatori. Se io non riesco a individuare, o perlomeno do poca importanza ad una febbre o ad una patologia di natura tubercolare, che può essere di un autoctono, di un migrante, o di uno stagionale, o di una persona che per amore, per bontà abbiamo ospitato, insomma, voglio dire, ci possono essere tante situazioni. Se lascio sfuggire una situazione dove c'è una patologia bacillifera con esplosioni di colpi di tosse, quindi diffusione di questo bacillo, e creiamo un grosso problema alla comunità. Noi dobbiamo proteggere sicuramente quelli che vengono, ma dobbiamo proteggere soprattutto i nostri, perché cosa succede? Che credo che l'abbiamo detto anche in qualche altra trasmissione, le caratteristiche antigeniche del bacillo tubercolare che noi siamo stati abituati a combattere molte volte sono diverse da quelle che ci giungono come nuove, per cui non abbiamo diciamo, la possibilità di usare le stesse armi che per i nostri vanno bene ma per loro non vanno bene. Le caratteristiche antigeniche sono quelle che compongono la membrana del batterio, le fibre, insomma, tutti i corollari che fanno parte dell'apparato del batterio, in questo caso il bacillo di Koch. Per cui sarebbe auspicabile, insomma, ripeto, avere un approccio un po' più impegnativo, un po' diverso. Ecco, una domanda, scusa, una domanda, ma penso tu ne hai già parlato, Ugo, in questa premessa, che certamente interesserà ai nostri ascoltatori, come le USL o comunque la sanità affronta questo problema in linea generale, logicamente. Dunque, noi abbiamo una, diciamo che se fossi un sindacalista incomincerei a dire che c'è una cronica carenza di personale, ma in questo caso, anche non essendolo, credo che non sbaglierei se dicessi questo. Al di là della, diciamo, della situazione relativa al personale, dobbiamo puntare anche un po' l'indice, facendo un po' di diciamo, di auto critica. Una malattia come quella
di cui stiamo parlando ora, la malaria, non è una malattia che può passare inosservata, perché non è soltanto con il vetrino o con una indagine ematica, ma se io ho imparato o faccio un po' di semeiotica, e quasi sempre riesco a scoprire un fegato piuttosto grosso, una milza piuttosto robusta, una lingua piuttosto devastata, un ittero con manifestazioni, voglio dire, un medico che sia stato, diciamo, normalmente preparato per fare il medico, queste cose normalmente non le trascura, le vede, insomma, perlomeno i dubbi sorgono. Non voglio pensare che siano tutti quanti raccomandati, quindi tutti quanti impreparati. Ci sono dei medici che riescono anche a vederle, alcuni colleghi riusciamo a vederle, ma voglio dire, al di là di questo, sono, diciamo, malattie che hanno delle manifestazioni. Le ASL, se io vado a parlare, se fino a poco tempo fa avessimo avuto un dialogo con un ASL del Nord Italia, magari loro avrebbero avuto difficoltà forse anche a parlare della malaria, non in maniera differente invece sarebbe stata accolta questa domanda in un paese come la Puglia, come la Sicilia, non dimentichiamo la Calabria, insomma, non dimentichiamo che le malattie più diciamo devastanti sono state non molto tempo fa anche ospiti di queste nostre regioni, quindi malaria, tifo, epatite, sono malattie che stiamo poco per volta debellando, ma sono quasi tutte di appartenenza, diciamo, alle zone dove c'è maggiore promiscuità e poco igiene. Quindi le ASL fanno quello che possono, naturalmente. Abbiamo parlato di questo grosso problema, che purtroppo non è l'unico problema che abbiamo in questo momento. Hai qualcos'altro da aggiungere, Ugo? Tu parlavi dei comportamenti devianti, parlavi delle situazioni relative agli stupri. Sì, ecco. Però adesso volevo chiedere al nostro regista un pezzetto di musica per tirarci su un po' il morale, più che altro. Giustamente, caro Alfredo, un po' di musica la mandiamo tranquillamente. Questa sera vi farò ascoltare uno dei brani che ho scoperto di Kelly Mace, che è una cantante che noi mettiamo spesso sulle nostre radio, e il titolo del brano è Crow, il corvo, insomma, in poche parole, ok? Da quello che è scritto, come è scritto, è corvo, ok? Il corvo di Alan Poe? Non proprio quello, comunque, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Bene, cari amici, ascoltiamoci sto brano e poi riprendiamo la trasmissione, la chiacchierata. Ok. Told me to have faith, faith that could return. He told me I'd be better due to the lessons I had learned. The princess of thoughts, the priestess of space, my empress, she rides with my queen of ways. My whole of age.
sex, let's be the revolt. If we can't do so in public, smash our screens in the Gulf. Come out from your dungeons, feel the sun on your face. You can't hide behind your comments, you must see this place. Let's not destroy it, don't clean the pace. Slow down, I'm thinking, infect, erase all the hated fetters, don't leave a trace. Children will love, if you give them the grace, the light can win, consume our face. Complacent in our pleasure and we cannot be late. I hasten all your clever and you move to a place. All emotions that are stagnant so we can all embrace. Princess of thoughts, the priestess of space, my empress, she rides with my queen of ways. The witch of wonders, the jinx of fame, my bitch will blunder with my whole of eight. Allora, riprendiamo, carissimi amici, la seconda parte, dopo questo bellissimo brano che ci ha proposto il nostro regista, il grande Rosario, e cambiamo argomento, anche se l'argomento non è proprio dei migliori, e parliamo di qualcosa, di una malattia che sta imperversando in Italia, ancora più feroce della malaria, penso, perché sta mietendo vittime, e non solo vittime come deceduti, ma vittime come gente che ha donne che hanno dovuto sopportare questa immane umiliazione. Parliamo di un argomento che ormai sentiamo, è diventato un leitmotiv, è diventato un non saprei neanche definirlo, perché qualunque definizione sarebbe molto blanda, dello stupro. Una volta si chiamava violenza sessuale, poi sì. Improvvisamente, giustamente, da violenza sessuale è diventata, ha avuto il suo nome giusto, stupro, in cui si identifica con questa parola una oltre alla violenza sessuale, una violenza psicologica, fisica, veramente inaccettabile. Io non so, quando ho notato in tanti casi che quando si inizia una strada brutta, una strada orribile, non solo per lo stupro ma per tante altre realtà di psicologiche negative in Italia, dopo si continua per quella strada, si dice, si dà, oddio, c'è un termine particolare, ma non mi viene in mente. Ecco, questo è il dono dei 70 anni, cari amici, quello di perdere le parole ogni tanto, ma fino a queste sono queste, tiriamo avanti. Lo stupro che abbiamo visto la realtà di Rimini, abbiamo visto, ma è ancora molto in dubbio questa realtà che è saltata fuori a Firenze, ma si sta ancora analizzando la cosa, e almeno dalle ultime voci sembra che non sia
una violenza, ma un po' tutte le città d'Italia stanno subendo questa violenza, e tutto a caso sembra che la maggior parte dei casi sia dovuta a un danno, la colpa, perché se, come dicevo prima, per la malaria è sempre facile gridare al lupo, anche quando non è il lupo che morde, e danno la colpa agli immigrati. È una realtà che veramente un atto odioso, schifoso, sempre più inaccettabile, che però ci trascina, almeno così ho letto tante volte sui media, a un fatto ancora più brutto, cioè la reazione della donna stuprata a non denunciare la cosa, anche se adesso questa cosa, questa realtà, questo modus operandi delle donne sta cambiando notevolmente, cioè non si accetta più come una volta lo stupro e lo si denuncia proprio per poter riqualificare la persona che ha subito questa violenza. Le motivazioni sono tante, c'è la motivazione del gruppo, del branco, che a livello psicologico è proprio una realtà, una psicologia del branco. La psicologia del branco è sempre esistita, solamente che adesso sta sempre facendo più danni, ma non è solamente una psicologia del branco legata agli stupri, perché vediamo le realtà di tutti i giorni, ci sono anche branchi che si danno alla violenza gratuita, picchiare, bastonare le persone, i negozianti, successo anche qua ultimamente a Bologna e in tante altre, cioè questa reazione di questa gioventù perduta, si potrebbe dire, anzi si deve dire, che nella violenza ha trovato una ragione. Lo vedevamo nella tifoseria una volta, ora invece la vediamo anche fuori, da ragioni particolari come, e certamente non giustificabili, come la violenza dei tifosi contro la squadra avversaria. E, caro Ugo, è un argomento molto brutto. Sì. Lo definirei, come ho detto prima, forse più brutto della malaria, perché almeno la malaria si può circoscrivere e curare. Qua sembra che non sia né possibile circoscriverla né fare qualcosa per eliminarla. Beh, a te, Ugo. Comunque, sì, Alfredo, io condivido quello che dici, però alcune considerazioni dobbiamo farle. Certo. Come sempre la statistica ci aiuta in maniera molto, diciamo, obiettiva, e la statistica ci dice che, insomma, il gran numero di questi eventi, brutti eventi, avvengono in uno dei paesi dove ogni 5 minuti, 6 minuti, per esempio negli Stati Uniti, diciamo, avvengono facilmente questi stupri, ma altri paesi come il nostro non si fanno mancare queste cose. Ma a proposito della definizione di stupro, tu hai accennato quello relativo a Firenze. Io mi sono chiesto come può esserci uno stupro senza una violenza, come può esserci uno stupro senza una presenza di aggressività, non soltanto sulle parti intime, ma anche e soprattutto sugli abiti, sugli indumenti. Diciamo che una persona che ha paura, è stato detto che si ha paura
Al di là del fatto che sicuramente è stato un gesto inqualificabile, quindi insomma credo che sia stato fatto soprattutto per la inesperienza, ma perché adesso ti dico perché inesperienza, parlo di inesperienza, perché due persone che fanno queste cose non ci sono segni né sul corpo né su altro, e credo che non si possa, è sbagliato il termine stupro, secondo me bisogna parlare soltanto di un rapporto che probabilmente non so se ha avuto favorevoli entrambi, è stato condotto sicuramente durante il servizio, quindi non doveva esserci, ma non, di solito altri eventi come questo abbiamo visto gente picchiata, gente massacrata di botte, gente diciamo con grossi segni di distruzione, di ferite sul corpo, qui no, e non posso accettare, mi vengono dei dubbi nel sentir dire che non è stato possibile gridare perché ci avevano diciamo queste persone, questi le forze dell'ordine avevano le armi, insomma quando si viene aggrediti anche una pietra è un'arma, anche un coltellino è un'arma, certo. E anche in quel caso ho sentito la gente grida, si mette a urlare eccetera, e d'altra parte mi chiedo se queste, diciamo, queste ragazze, a cui va naturalmente la nostra solidarietà, se queste ragazze diciamo non erano lucide, non lo sarebbero state nemmeno per tornare a casa, non lo sarebbero state nemmeno per imboccare le vie di casa, non sarebbero state nemmeno abili per uscire dalla discoteca, cioè voglio dire, quando sono lucide, quando sono a ballare e prendono la droga o quando vengono avvicinate da persone delle forze dell'ordine, per cui questa storia secondo me traballa molto. Ci sono, ma intanto traballa soprattutto la diagnosi, perché non parlerei di stupro almeno secondo il mio modestissimo punto di vista, perché non c'è stata e non ci sono segni di aggressione, che poi non ci siano stati segni di aggressione perché erano sotto l'effetto dell'alcol, della droga, eccetera. Io mi permetto di dire che in quelle condizioni dovevano tornare a casa, non so se la loro abitazione era vicina, lontana, ed erano quindi prede, certo non facciamo un processo alle intenzioni, ma voglio dire, se io vengo aggredito, arma o non arma, mi metto a gridare, insomma. Quindi ci sono un po' di cose che secondo me barcollano, ma al di là di questo ci sono anche motivazioni di cui dobbiamo tener conto. La nostra società, ci sono diciamo, dobbiamo tenere presente il rapporto dell'individuo con la società e la società stessa. La società sta cambiando e l'individuo magari non sempre riesce a seguire di pari passo questi cambiamenti, che non sono sicuramente quasi tutti a favore dell'individuo. Se abbiamo, prima l'omosessualità era vissuta con molta diciamo disgusto, con aggressività, adesso abbiamo raggiunto un equilibrio di civiltà tale che ci consente anche di accettare matrimoni fra due persone gay, però non dimentichiamo che prima eravamo molto diciamo attenti a questo tipo di, diciamo, la chiamavamo una patologia, e quindi erano gente malata naturalmente che bisognava quindi aggredire, anche se in alcuni paesi come dell'Arabia eccetera queste problematiche esistono ancora. Abbiamo il computer e quindi abbiamo le patologie, i crimini che vengono compiuti attraverso il computer, quindi si sta cambiando questa società, ma ci siamo chiesti se le persone adulte che fanno i genitori sono in grado di avere una buona relazione con i propri figli, perché quando c'è una buona famiglia, il discorso va sempre lì, se la mamma è una buona madre, una dispensatrice, come si dice, di conforto emotivo, la figliolanza non ha, diciamo, motivo di avere queste reazioni, perché no. una gratificazione la può differire, può ancora, diciamo, sperare che ci sia comunque nell'alveo materno della famiglia una tutela di un bene che non finisce mai, ed è quello della famiglia. Se io mi sento rifiutato, faccio il narcisista, io divento magari anche aggressivo, e il narcisista aggressivo che viene rifiutato dalla mamma continua ancora a negare questo rapporto per non soffrire, per non avere dolore. Se io tento di avere un approccio con una madre che mi rifiuta e magari temo che mi venga
mi venga dato un altro rifiuto, è chiaro che io non lo cerco, e allora magari rischio con l'aggressività di diventare un delinquente. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che la società sicuramente ha grosse falle comportamentali, ma anche dobbiamo chiederci se le famiglie sono rimaste tali e quindi sono in grado di fornire una giusta tutela, soprattutto diciamo emotiva, dispensatrice di conforti emotivi a tutti gli impulsi che vengono diciamo fuori in un rapporto che non è sicuramente quello buono. Non è che tutti i narcisisti o tutti i ragazzi rifiutati diventano delinquenti, per carità, però in una in un percorso come il nostro, dove come abbiamo detto in altre trasmissioni, ci mancano i riferimenti stanno venendo meno, non abbiamo più riferimenti come una volta avevamo e che erano riferimenti importanti, prima fra tutti quello di una famiglia forte, e poi anche sul territorio gente, insomma, che ci dava il buon esempio. Questo non c'è più, e quindi mancando questo c'è una concorrenza fatta di, diciamo, di motivi di arrampicamento, e dove non tutti, diciamo, queste situazioni di rifiuto vengono metabolizzate. Questo, se volessimo addentrarci in una diagnosi e in una, diciamo, un discorso così sociologico ma anche psicologico, sarebbe, diciamo, interessante. Però credo che si possa condividere un dato importante: una nazione forte è fatta da una famiglia forte, da famiglie forti, quindi insomma, la famiglia e la famiglia è quella che controlla l'operato dei figli, è quella che magari consente anche di in alcuni momenti di disabilità diciamo emotive e sociali, di metterci una pezza, di, diciamo, di frenare questa mancanza di, vediamo, di, i genitori non hanno più tempo per i figli, o non gliene frega più niente dei figli, e pensano solamente all'edonismo personale, all'ego loro, e a guadagnare sempre più soldi, non si fermano a ragionare sulla discendenza come facevano i nostri, cercando di dare delle risposte ai problemi. Le domande sono sempre le stesse, io credo, a livello sociale, sono le risposte che mancano, e quindi nasce questo bisogno di avere queste risposte, vengono cercate in ambienti purtroppo non più sani come erano quelle di una volta delle famiglie, ma all'interno di gruppi paritari, cioè uguali. E qui bisogna, e quindi nasce poi una domanda che forse può essere interessante, Ugo, ma la psicologia del branco e dello stupratore è un'evoluzione del bullismo? Ma guarda, io ti posso dire, io ti risponderei, ti rispondo in questo modo: nella compagine quotidiana, nei rapporti interpersonali, ognuno di noi si approccia a diverse persone con diverse, diciamo, aspetti caratteriali, comportamentali. Questo non significa che in alcune iniziative che i tuoi codici di comportamento ti impediscono di attuare, tu venga influenzato dal comportamento degli altri. Cioè, voglio dire, una funzione riflessiva che ti è stata, diciamo, inculcata perché hai avuto un'educazione, che sia quella di famiglia, quella scolastica, quella della società, che ti consente comunque di apprezzare diciamo l'esistenza di una gestione dei pensieri, no? Questo ti impedisce di seguire, come dici tu, il branco. Il branco è un branco perché è un insieme di persone a cui manca sicuramente una funzione riflessiva, una funzione educativa. Quindi abbiamo un insieme di persone che sono state lì messe quasi direi deumanizzate, cioè loro non hanno la consapevolezza di fare del male, loro non hanno emozioni, loro sono persone così inanimate perché non hanno imparato, non hanno avuto un'educazione che gli ha consentito di separare il bene dal male, proprio perché manca
manca in questi ragazzi, perché purtroppo dobbiamo dire così, sono sempre di più i ragazzi a cui manca questo aspetto importante educativo, manca questa capacità di riflettere. Queste dimensioni, questi pensieri hanno quindi facilmente condizionati dall'azione del gruppo, che è un'azione istintiva, non ha freni, non ha inibizioni, non ha nulla. Esatto. Ecco, quindi voglio dire, il branco non è forte perché è un branco, è forte perché è costituito da un branco di persone senza educazione, diciamola così. È questo il problema. Ma anche abbiamo avuto noi modo, cioè noi abbiamo acuito la nostra capacità di guardare. Noi vediamo adesso con occhi più attenti ciò che magari qualche decennio fa si vedeva in maniera diversa. Abbiamo imparato a guardare con attenzione, siamo diventati anche noi più attenti osservatori, non solo perché dobbiamo seguire meglio, dovremmo seguire meglio gli eventi, almeno per chi si interessa del sociale, ma anche perché quindi siamo diventati quindi molto più attenti osservatori degli eventi che prima erano sottovalutati o perlomeno erano presi sotto gamba. Diciamo che quando questi ragazzi hanno voglia di manifestare la loro protesta, la loro disperazione, sono tutte situazioni che derivano da un distacco emotivo che credo abbiano vissuto. Sì. Loro hanno avuto famiglie, sicuramente molti di questi hanno famiglie, anche se c'è il padre, c'è la madre, ci sono le figure, ci sono i fratelli, però sono lontani dai problemi. Noi abbiamo imparato a risolvere i problemi grossi, però sotto, dentro di noi, non abbiamo una struttura, cioè non abbiamo sviluppato una struttura riflessiva. Siamo diventati abilissimi nell'affrontare problematiche molto più grandi di noi, però non abbiamo un substrato che ci consente di percepire queste cose con una partecipazione emotiva, e questo è importante. Esatto, è proprio questo. Cioè, sì, come hai detto tu giustamente, la presenza dei genitori c'è, ma è una presenza vuota, fittizia, non dà nessun input ai ragazzi. Scusatemi. C'è anche un'altra cosa da dire, forse mi ripeto, parlando prima della parte, oddio, scusate. Alfredo, scusami, sì. Un attimo, mi dai un secondo? Volevo porre una domanda, perché mi stavo ponendo un quesito, no? Perché si diceva che oggi è cambiato, no? Il modus, cioè nel senso le persone sono cambiate perché ci si approccia in modo diverso, eccetera. Può avere un impatto negativo sto fatto che i giovani diventano sempre più isolati grazie a questi social? Ma infatti, questo è un grosso problema. Sicuramente sì, Rosario, perché il computer non solo le distanze le ha allungate, ma ha creato anche la possibilità di essere anonimi. Io posso fare un'aggressione col computer rimanendo anonimo, ma anche non guardando in faccia la persona che aggredisco, e questo mi rende un po' più bullo. Allora, come esatto, come credo Aristotele o Socrate diceva, che se l'uomo fosse invisibile sarebbe per natura malvagio. Infatti molti reati che avvengono con il computer, no? Quelli della pedofilia, abbiamo parlato dei ciberreati, eccetera, o anche quelle delle truffe, sono praticamente reati dove io non conosco, non conosco il volto di chi mi ha fatto, oddio, anche magari può avere, ma vedete, sono tutelato, sono più nascosto, sono più protetto, sono più lontano, le distanze sono più ampie e quindi è più facile. È cambiato anche prima, avevamo altri tipi di reati, adesso sono nati reati assieme al web, i ciberreati sono aumentando proprio perché questo anonimato li protegge. Infatti. Ma sapete che cos'è, che cosa penso? Il fatto che questi social ci stanno stanno facendo in modo che noi siamo isolati, cioè sì, siamo sui social, scriviamo, partecipiamo, facciamo di tutto, eccetera. Però ci isoliamo sempre di più, lo facciamo sempre dietro una macchina, dietro la macchina, non come una. Io mi ricordo una volta, no? Quando ero ragazzo, non è che avevo i social, avevo il bar,
dove mi incontravo con gli amici, andavo a prendermi un caffè, sì, giocavo una partita a biliardino, insomma, si faceva. Però questa, scusami, questa riflessione, vada bene, la possiamo fare noi che abbiamo vissuto esperienze con la trottola e col calcio balilla, e quindi abbiamo potuto vedere, tuttora vediamo le differenze. Ma chi è nato col telefonino in mano e chi va avanti col computer non conosce la differenza, cioè non sa l'altro tipo di educazione qual è, perché conosce soltanto il manca il di paragone, manca sì, paragone, ma, esatto. Ma sapete che cos'è? Che io quando guardo in giro per strada, me lo vedo anche chi guida le macchine con questo telefonino in mano, no? Ma non vedo soltanto giovani, vedo anche persone di una certa età. Certo, sì. Anche quelle della, noto, avendo già raggiunto quest'età, le vedo anche in spiaggia, notavo le signore o i signori anziani, cioè dai 70 in su, sono lì tutto il giorno col cellulare, con lo smartphone, come i ragazzini di 12-13 anni. Certo, ma questo naturalmente ha creato un aumento, come abbiamo detto altre volte, un aumento delle, ma anche del dialogo, delle relazioni. Le relazioni sono monche, sì, relazioni amputate. Non, il dialogo che hanno due adolescenti con il computer, con il cellulare, è fatto di K e di numeri. Ti voglio bene, ti amo tanto, scritto con i numeri, con i K, cioè è un amore quasi tecnologico, è un amore digitalico. Insomma, le emozioni forse che abbiamo vissuto, che vivono ancora quelli che hanno rinunciato alla tecnologia, sono ancora più umorali, sono ancora rimasti umorali. Proprio stamattina ho messo sul mio blog una notizia qua di Bologna, statistica, che si riferisce proprio a questo discorso anche dell'uso degli smartphone, che i giovani non sanno più né leggere né scrivere. Certo. Hanno perso l'abitudine allo scrivere e a leggere. Parlo di scrivere e leggere in maniera corretta, cioè hanno enormi difficoltà cognitive, cosa che stasera, parlando con mia figlia di questa notizia, ha confermato dalle sue esperienze che è veramente una cosa drammatica. Sì, Alfredo, prego, prego. Di pure. No, perché dicevo, tutto questo si inserisce, credo, in un mega progetto che ha reso il nostro paese un paese ancora più ignorante, perché se continueremo a sfornare persone raccomandate, se continueremo a mettere i parenti e i figli dei parenti nelle strutture, nelle università, negli ospedali, se continueremo a vivere di interessi, diciamo, estremamente materiali, se non avremo la possibilità o non la voglia di pensare allo Stato come una nostra, come qualcosa che ci appartiene, andremo sempre peggio. Io vedo che altre nazioni, altri cittadini, altri capi di Stato hanno il senso dello Stato, cioè fanno intanto, ma questo significa che io voglio parlare di nazionalismo, voglio dire che l'amore per la terra, la propria nazione, credo che debba tenersi sempre vivo. Dobbiamo fare interessi, non è possibile. Io vi suggerirei, se voi siete d'accordo, per esempio, di cominciare a fare degli annunci attraverso il web, alla gente, di dire: non buttate l'immondizia per strada, non fate più i fuochi d'artificio perché state inquinando, non buttate più i sacchetti dell'immondizia. Cioè, cominciamo a fare anche questo discorso, perché purtroppo serve dirlo, perché non so da voi, ma da queste parti c'è tante strade inondate da sacchetti di immondizia. Bisogna cominciare a dire l'ovvio, insomma. Questo è indispensabile, perché purtroppo con questa disinformazione anche l'ovvio è diventato disinformato, diciamo. Cioè, c'hanno i telefonini, però poi buttano l'immondizia per strada, insomma. Casomai dopo le fotografano.
E poi esatto, sì, poi le fotografo. Quindi abbiamo praticamente un percorso, stiamo affrontando un percorso involutivo e non supporta la tecnologia, non cresce di pari passo l'uomo, l'essere dal punto di vista idealistico, etico, morale, tutte le cose che volete, al pari passo della tecnologia. Stiamo andando indietro, però abbiamo il telefonino, quindi c'è una discrepanza. È vero, caro Ugo. Purtroppo queste sono tutte le, come si può dire, gli aspetti, no, portano poi a tante situazioni che poi sfoceranno in un secondo tempo nella violenza e nello stupro da cui abbiamo iniziato. C'è anche un altro discorso che certamente è dovuto e può essere una causa, che è legata sempre al discorso che hai fatto, rapporto genitori e figli, nell'ambito dell'educazione. Ti ricordi che ci fu un periodo anni fa che se una professoressa, un professore metteva una nota negativa sul diario del figliolo, i genitori andavano a lamentarsi. Sì. Sì. Questo certamente è una anche di queste cause della violenza, perché a un certo momento, se dai un esempio al figlio, che, o alla al figlio in questo caso, che qualunque cosa lui faccia, nel bene e nel male, in tutti i modi, viene protetto, viene difeso, a quel punto lì essere una brava persona diventa una cosa da stupidi. Se noi avessimo fatto questa cosa ai nostri genitori, quando avevamo ancora genitori, perché siamo tutte persone di una certa età, non dico che ci toglievano il telefonino, perché allora non esisteva, ma non ci toglievano anche il mangiare, se per... certo. Adesso niente, vengono addirittura, c'è l'obbrobrio che i genitori aggrediscono i professori. Ma anche bisogna dire anche un'altra cosa, cioè questo eccessivo permissivismo, che non è solo della famiglia, e ci fa anche del male. Perché se io supero il confine e butto una carta per terra, c'è la guardia del confine, ammesso che ci sia, adesso ne hanno messi non uno di guardia, ma non so, 100, 150, che prende la carta e la ributta nel territorio nostro. Noi qui invece abbiamo la nostra capitale, che migranti o non migranti, è ormai uno schifo, è inondata di porcheria. Allora, io non è che devo dire quello che è desiderabile, dobbiamo dire le cose per quelle che sono. Cioè, non è possibile continuare ad avere tutto questo. Se noi non siamo in grado di accogliere gente, perché siamo impreparati, perché siamo tanti, perché siamo pochi, allora dobbiamo avere il coraggio di dire: questo non si può fare, vediamo di farlo quando saremo preparati, oppure prepariamoci. Solamente Ugo, che si ritorna al fatto che dietro tutte queste ci sono degli interessi monetari. Quindi non frega niente di aspettare il momento propizio. I soldi ti arrivano in quel momento e devi acchiapparli, non farteli scappare. Anche perché non è possibile sentirsi dire: se fa molto caldo manca l'acqua, se piove abbiamo le bombe d'acqua, abbiamo le inondazioni. Allora ci sono le tubature che vanno aggiustate, quindi aggiustatele, mazzette o non mazzette. Se ci sono da fare delle operazioni, fatele. Se c'è da fare degli impianti di desalinizzazione, fateli, perché insomma non deve essere fatto tutto per interessi personali, insomma. No, purtroppo la politica è solamente un interesse personale. Sono già le 23:04 di questo primo approccio stagionale della nostra trasmissione, Don Chisciotte e Mulini a Vento. Quindi penso, caro Rosario, che dobbiamo chiudere. Certamente. Innanzitutto sono molto contento degli annunci che hai fatto all'inizio della trasmissione, di questo svilupparsi di nuove tecnologie, di nuovi futuri. Speriamo di essere anche noi, che collaboriamo con te, all'altezza di questi futuri così interessanti. E anche se forse noi siamo più legati alla radio, siamo legati più alla voce che all'immagine.
ma d'altronde bisogna assolutamente entrare in questa realtà, perché, come ritorno a dire, e tu hai detto molto bene, l'informazione diventa su sempre di più legata all'ambiente, legata al luogo, e quindi per poter essere ancora più veloce da proporre e dare alle persone. Non si parla solo di... una volta si parlava della famosa radio di quartiere, televisione di quartiere, Se la ricordo. Si parlava anche al condominio in alcuni casi. Certo. Però direi che è un bello sfogo di questa nostra attività come Radio Sirius Network. Benissimo. Caro Ugo, come sempre ti ringrazio del grande aiuto che mi hai dato. Grazie a voi, ci mancherebbe. Hai detto che allora le tue trasmissioni quando inizieranno? Credo l'altro mercoledì saremo pronti. Molto bene. Iniziamo con Antimafia. Saremo qua ad ascoltare, perché sono sempre interessanti, anche sempre pieni di problemi molto importanti. A te, Rosario, per la chiusura, l'elenco delle radio che non ho fatto, perché ormai sono in 11, cioè le web radio che appartengono al network, caro Alfredo, siamo arrivati a 11 web radio, quindi questo è già un traguardo molto importante, anche se il mio obiettivo è molto più grosso, insomma, raggiungere un numero sempre maggiore. Non so se tu vuoi battere Berlusconi. No, non è quello che me lo dici. Io voglio soltanto, appena ti fai il tuffè, allora riuscirai. Perfetto, devo aspettare che mi caschino i capelli. Allora, cari amici, come al solito questa trasmissione è andata in onda a reti unificate. Cominciamo con le web tv, oltre alle web tv di Radio Sirius, che è presente su Dailymotion, su YouTube, su Facebook, su Livestream e sul sito radiosites.it, e adesso sul Media Center, sitesmedia.it. Abbiamo anche le radio, che le vado a elencare per ringraziarlo, che ci rimandano il segnale, perché anche appartengono al network, però è un modo per raggiungere più persone possibili, no? Per condividere le nostre trasmissioni, quello che diciamo, per condividere gli argomenti con gli ascoltatori. Quindi partiamo da Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, caro Alfredo, la tua web radio. Arriviamo a Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, arriviamo a Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, poi siamo in Radio Valdichiana in Valdichiana, poi siamo Radio Isso a Modena, poi abbiamo Modena Noi Radio, sempre di Modena, che è anche una web tv, poi oltre a Radio Sirius e Radio Sirius Classic, i due canali di Radio Sirius, a questo punto abbiamo anche Radio Anche e Radio Indie, e mi perdo con i nomi, con Alfredo, ma tu sai che tu dici che tu sei tu che come devo dire, no? Ti perdi, ma anch'io ho raggiunto ormai la mia veneranda età, no, scherzo a parte. Radio Indie, Radio Anche, Radio Amber, queste tre nuove che si sono aggiunte al network. Speriamo che se ne aggiungano delle altre, così raggiungiamo più posti, anche e soprattutto spero delle radio dal sud, dal sud Italia, in modo queste web radio dal sud Italia. Però non dimentichiamoci anche, perché noi abbiamo delle compartecipazioni, cioè nel senso partecipiamo e rimandiamo i segnali anche di radio che sono in FM, tipo Radio Piper di Fontana Fredda, dove rimandiamo il settimanale, la trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, oppure la trasmissione mensile qui Pianeta Terra, che viene trasmessa su Radio Outmarche, che è un emittente in FM, e che la rimandiamo anche noi, insomma. Quindi già queste collaborazioni sono molto importanti e molto interessanti, e speriamo che ne vengano delle altre, perché stiamo lavorando appunto anche su questo fronte di collaborazioni con le piccole emittenti locali, sia televisive che radio.
Bene, benissimo. Detto questo, Alfredo, chiudi tu e poi mandiamo la sigla. Benissimo, allora vi aspetto quest'altro martedì, non so che cosa vi racconterò, perché aspettiamo gli eventi di questa settimana, sperando che siano un pochino più tranquilli, che il tempo diventi un po' più clemente, cioè un po' più fresco. E niente, certamente troveremo qualche argomento io e Ugo da farvi passare un'oretta in nostra compagnia. Sicuramente. Buona serata a tutti. Buonasera. Un caro saluto a tutto il condominio. Vado con la sigla. Where'd you be if you had given to protection?